Supporta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte. È stata presentata questa mattina presso la Sala Zonca di Via Emilia l'applicazione Municipium, un nuovo strumento di interazione tra cittadini e comune voluto dall'assessorato all'informatica e sviluppato dalla ditta romagnola Maggioli. Un passo in avanti nell'ottica di interazione tra ente locale e cittadini, ha spiegato il sindaco Carlo Barbieri, che ha definito l'app uno strumento moderno che abbraccia una grande fascia della popolazione e che porterà benefici in termini di tempismo col quale l'amministrazione potrà riscontrare le problematiche. Il primo cittadino ha assicurato che Municipium sarà costantemente aggiornata e che le segnalazioni verranno lette celermente. Segnalazioni che verranno indirizzate agli uffici di competenza ma che non apriranno un procedimento amministrativo, quindi senza protocollo e prive di una gestione ufficiale. I vecchi canali di comunicazione, ma chiaramente per coloro che sono magari meno tecnologici, ma credo che oggi la tecnologia possa aiutare per arrivare per tempo, anche in tempi rapidi, su delle segnalazioni che diversamente magari seguendo altri canali diventano più lunghe e più difficili. L'applicazione è già disponibile su Google Play, App Store e attraverso i QR code. Questa applicazione sarà quindi scaricabile gratuitamente dai cittadini e sarà possibile anche da parte dell'amministrazione comunale in caso di forti, marcate criticità, quali un incendio, il blocco di una strada, tramite notifiche push avvisare i cittadini. Oltre alle segnalazioni divise in categorie e geolocalizzabili, quindi l'amministrazione comunale a cui verranno veicolate le segnalazioni ufficio competente, quindi quelle per il verde all'ufficio verde, quelle per le strade all'ufficio strade, potranno intervenire geolocalizzando non soltanto in base alla segnalazione descrittiva, sarà possibile quindi comunque implementare la segnalazione con una fotografia della criticità o del disservizio. L'applicazione tornerà utile anche per le persone che visiteranno il territorio comunale vogherese, conterrà infatti tutte le informazioni turistiche, tra cui eventi e luoghi di interesse. La peculiarità, hanno spiegato gli sviluppatori ed i tecnici del comune, consiste nella compatibilità con tutti gli altri comuni italiani che hanno aderito all'iniziativa. Spostandosi di città in città si potrà cambiare ente ed accedere alle informazioni desiderate. Municipium è compatibile con i principali sistemi operativi, inclusi Android ed iOS. Porta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.